per meglio presentare l'oratore e meglio presentare il tema. Grazie entrambi e grazie all'intervento. No. Grazie, grazie professor Angela, grazie mille, grazie a lei, grazie a voi per essere qui in presenza o in remoto a distanza. Allora, io sono davvero felice di inaugurare in questo modo, con questo incontro, con questo ospite, le attività del laboratorio di diritto di quest'anno. A questo proposito, perdonatemi, ma la prima cosa che voglio fare è questa: voglio ringraziare davvero la direzione della scuola, professoressa Mongeri, professoressa Di Stefano, per avere incautamente affidato la direzione del laboratorio a me e al professor Antonio Lofaro. E permettetemi, voglio soprattutto ringraziare per la decisione altrettanto incauta di passarci il testimone i nostri predecessori, professoressa Longo, e in particolare il professor Di Cataldo, il nostro ultimo preside, che ci ha fatto anche l'onore di essere qui oggi. Grazie davvero, grazie mille. Sarà difficilissimo essere all'altezza della loro esperienza. L'unica cosa che posso garantire è che faremo del nostro meglio. Ora, detto questo, dicevo che sono davvero felice di poter inaugurare l'attività del laboratorio in questo modo, con questo incontro e con questo ospite, e ora provo a spiegarvi molto, molto rapidamente perché. La prima ragione, la ragione fondamentale è la persona. Si tratta per me di un amico fraterno, cioè di quelle persone con cui condividi splendidi ricordi e a volte anche imbarazzanti ricordi di vacanze al mare, in montagna, oltre che di appuntamenti e incontri scientifici. Ma non solo, si tratta senza ombra di dubbio di una delle voci più interessanti della filosofia del diritto contemporanea italiana e non solo, vista la sua rilevante proiezione internazionale. Come ha ricordato il coordinatore, il professor Canale, è ordinario di filosofia del diritto all'Università Bocconi di Milano, dove peraltro è stato anche direttore del corso di laurea dal 2005 al 2009 e direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dal 2010 al 2016. Ora non starò a ripercorrere tutto il suo curriculum perché altrimenti facciamo notte, mi limito soltanto a ricordare tra le sue tante e interessanti pubblicazioni due volumi recenti. Uno è La giustificazione della decisione giudiziale, pubblicato da Damiani insieme a Giovanni Tuzzè con Giappichelli, e un altro pubblicato presso l'editore La Terza da Damiano Canale con il titolo Conflitti pratici, quando il diritto diventa immorale. Ora, gli interessi di ricerca del professor Canale si sono sempre diretti e si dirigono tuttora nella direzione della teoria del ragionamento giuridico, della filosofia del linguaggio, della storia dei concetti politici moderni, ma non è di questo che parleremo oggi, o almeno non è solo in questo, o meglio, Damiano ne parlerà, ma in qualche modo parlando d'altro. Il tema di oggi, appunto, come ricordato dal coordinatore, e quello è rapporto di diritto e musica. È un tema bizzarro, quanto mai seducente, quindi sono veramente felice che voi siate qui perché è uno di quegli incontri che sarebbe stato un peccato perdersi. Quindi parliamo di diritto e musica, e in qualche modo questa contaminazione segna un po' il passo di quello che vorremmo io, Antonio, che fosse un po' il segno del laboratorio, cioè fare tutto il possibile per mettere in relazione il campo giuridico con campi diversi dal diritto e anche apparentemente molto lontani, per non dire radicalmente eterogenei. Quindi l'idea di cominciare con un incontro legato al rapporto tra diritto e musica ci è sembrato quanto mai interessante, non solo provocante come idea, ma anche seducente. Comunque, non voglio rubare a voi e a Daniele altro tempo, per cui mi limito soltanto a ringraziare Damiano. Grazie Damiano davvero di cuore per essere qui, per aver accettato l'invito e ti passo la parola. Grazie. Grazie, vediamo se funziona. Mi sentite? Sì, sta funzionando. Grazie a tutti, grazie dell'invito, grazie alla scuola innanzitutto per ospitarmi qui questa sera.
grazie Alberto ovviamente per la presentazione, come al solito, troppo generosa. Questa sera cercherò di parlarvi di intersezioni tra musica e diritto, come Alberto ha appena detto, in particolare di intersezioni tra interpretazione giuridica e interpretazione musicale. Ora, il tema potrebbe sembrare davvero bizzarro. Cosa c'entra la musica con il diritto? Non si capisce. Dopotutto, la musica è un'espressione artistica fatta di ritmo, suoni che stimolano le nostre percezioni, generando stati emotivi. Il diritto sembra una cosa completamente diversa. In fin dei conti, la possiamo immaginare come un modo, una modalità di organizzazione della società fatta di parlamenti, tribunali, codici, istituti carcerari. In realtà, il tema del rapporto tra diritto e musica ha una lunga tradizione. Può sembrare bizzarro, ma ha una lunga tradizione. Ha in qualche modo da sempre attratto l'attenzione dei giuristi in particolare. Alcuni nomi sono celebri, Jerome Frank negli Stati Uniti fu un grande, scrisse moltissime cose interessanti sul rapporto tra diritto e musica. In tempi più recenti, un nome sicuramente a tutti voi noto è quello di Gustavo Zagrebelsky, che ha scritto di recente con un noto musicista italiano un libro a quattro mani su questo tema. Il rapporto tra diritto e musica è una componente, è diventata una componente di un movimento culturale molto importante che si è sviluppato prima negli Stati Uniti e poi anche in Europa continentale, noto come movimento del Law and Humanities. Qual è l'idea di fondo, se volete? L'idea è questa: il diritto non è un ambito isolato, indipendente dall'esperienza umana. Ma piuttosto un fenomeno socioculturale, le cui caratteristiche si intrecciano con altri aspetti dell'esperienza, che trovano tipicamente espressione nella letteratura, nella pittura, nella musica, nello studio della storia. E per comprendere davvero il diritto e diventare buoni giuristi, buoni avvocati, buoni giudici, ma anche buoni funzionari amministrativi, occorre acquisire consapevolezza di queste relazioni culturali, così da evitare di pensare al diritto come una specie di meccanismo asettico, di macchina infernale, disancorata completamente dalle nostre vite. Il movimento del Law and Humanities ha spinto i giuristi a osservare il diritto da un'angolazione diversa, e soprattutto a concepire in maniera diversa l'educazione giuridica. No, qui vedete nella slide un passaggio dal primo numero dello Yale Journal of Law and Humanities, un po', se volete, la rivista attorno alla quale ha girato, si è sviluppato questo movimento, e vedete qui cosa dicono i direttori della rivista: "The study of law must be informed by an examination of the social-cultural narratives that shape legal meaning and power legal norms. Conversely, the study of cultures require an understanding of the law as a normative edifice and coercive system." Qual è l'idea? Lo studio del diritto si realizza, costituisce conoscenza del diritto soltanto se collochiamo il diritto all'interno delle narrazioni socioculturali che lo avvolgono in qualche modo. Per altro verso, le scienze sociali in generale, quindi anche l'economia, la storia, la letteratura, hanno bisogno di comprendere il diritto come un insieme di norme coercitive, laddove questa compenetrazione tra i saperi delle humanities e il sapere giuridico non si dia, il diritto non viene compreso da chi il giurista non è, e il giurista non comprende il diritto anche se lo studia tutti i giorni. Questa è l'idea del Law and Humanities, e un movimento che ha stimolato dunque lo studio delle relazioni tra fenomeni sociali e culturali diversi, diritto e musica, ad esempio. In particolare, nell'ambito del Law
Law Humanities è saltata all'attenzione, ha costituito un oggetto di studio ritenuto interessante da moltissimi studiosi, il rapporto tra interpretazione giuridica e interpretazione musicale, le relazioni tra interpretazione giuridica e interpretazione musicale. Ora, le somiglianze sono ovvie, d'accordo? Se ne accennava già prima nell'introduzione della lezione, no? Così come il diritto, anche la musica classica, la musica scritta, è fatta innanzitutto di testi, di spartiti. E cosa sono i testi? Sono sequenze di segni di per sé muti, inerti, d'accordo? E che devono essere decodificati da un interprete per esprimere un senso, un contenuto. Segni che sono dotati di una dimensione sintattica, cioè di una relazione architettonica tra i segni all'interno dell'opera musicale, di una dimensione semantica, esprimono una relazione col mondo, potremmo dire un'immagine del mondo, la musica pretende di fornire un'immagine del mondo, e pragmatica, attivano un processo di comunicazione tra l'autore e chi ascolta la musica, che ovviamente è mediato dall'interprete. Okay? Non solo. Un altro aspetto interessante che accomuna l'interpretazione giuridica a quella musicale sta nel fatto che entrambi i tipi di interpretazione hanno una finalità pratica. L'interpretazione in entrambi i casi serve a guidare l'azione. Quella del giudice ovviamente che deve decidere i casi in modo conforme a quanto prevede il diritto, e quella dell'interprete musicale che esegue il brano di fronte a un pubblico generando l'evento sonoro, producendo l'opera musicale. L'opera musicale non esiste se non viene eseguita, prodotta dall'interprete. Non c'è, sotto il profilo empirico, non la sentiamo. Non è opera musicale, fin tanto che non viene eseguita. Potremmo dire che diritto e musica passano dalla potenza all'atto grazie al gesto interpretativo. In assenza del gesto interpretativo sono lettera morta. Ma in realtà non è delle somiglianze tra interpretazione giuridica e interpretazione musicale che vorrei parlarvi questa sera. Molti ne hanno parlato molto meglio di quanto sarei in grado di fare io, quindi evito assolutamente di entrare in questo tunnel che mi porterebbe chissà dove. In realtà mi volevo soffermare su un aspetto, su una questione molto specifica. Ammetto, in generale io sono interessato ai dettagli, mi perdo nei dettagli, è una mia attitudine anche un po' personale, oltre che scientifica. Mi interessa, penso che osservare un micro dettaglio sia sufficiente per comprendere il mondo in qualche modo. Una questione, dicevo, molto peculiare, specifica, di dettaglio, se volete. Vorrei, in particolare, seguire una intuizione, un'idea che mi è venuta trafficando tra diritto e musica. Qual è l'intuizione che vorrei sviluppare con voi stasera? Ora, quando ci si interroga attorno alla natura dell'interpretazione giuridica, dell'interpretazione musicale, dell'interpretazione letteraria, dell'interpretazione tout court in generale, spesso ci si chiede quale sia il compito dell'interprete. Questa è una domanda ricorrente nella letteratura sul tema. Penso che il professor Andronico, che è un esperto, ne sappia qualcosa. No, a cosa serve l'interpretazione? Qual è il compito dell'interprete? Ora, se osserviamo le risposte che nei vari ambiti degli humanities vengono date a questa risposta, è facile notare come le risposte sembrano convergere, no? Su due polarità. Secondo molti, il compito dell'interpretazione è quello di custodire. Custodire che cosa? Il significato che è in qualche modo racchiuso all'interno del testo. Il compito dell'interprete è di schiudere il testo, esprimere il significato del testo e al contempo preservarlo. D'accordo? Un significato può essere codificato dentro il testo o corrispondere all'intenzione di chi ha prodotto quel testo. Secondo altri, invece, il compito dell'interprete è quello di adeguare i contenuti del testo ai contesti in cui, all'interno dei quali producono effetti. Il momento in cui io interpreto un testo,
non ho niente da scoprire, da custodire, ma riattualizzo quel testo in contesti diversi, modificando continuamente i suoi contenuti, adeguandoli a una realtà in trasformazione. E il compito dell'interprete è farsi da non custode di una realtà racchiusa dentro il testo, il suo significato, ma farsi artefice della trasformazione di quel significato stimolato dal testo. I significati cambiano nel tempo in funzione dei contesti in cui i testi vengono utilizzati, delle esigenze di chi riceve quel testo, lo usa come guida e via dicendo. Ok, queste sembrano essere due polarità. E a ridosso di queste due polarità acquista senso parlare di fedeltà o tradimento da parte dell'interprete, di interpretazione corretta o di interpretazione errata, di buona interpretazione o di cattiva interpretazione, a seconda ovviamente che il compito dell'interprete sia quello di custodire o di trasformare. Nulla da dire su questo. Ma se questo è vero, in qualche modo fotografa il modo in cui le humanities si accostano ai fenomeni interpretativi, a me sembra ci si potrebbe porre una domanda un tantino eterodossa. Ma con l'interpretazione non si possono fare tantissime altre cose? Cose diverse dal custodire, dall'adeguare, dal mantenere, trasformando e via dicendo. Non è che l'interprete a volte può abrogare i significati dei testi, distruggere il significato del testo, annullarlo, renderlo inerte, in modo che quel testo, i suoi contenuti o i contenuti che di solito la tradizione ha ad esso attribuiti producono, cessino di produrre effetti che l'interprete ritiene dannosi, perniciosi per i destinatari di quel testo. L'interpretazione, cioè, può in alcuni casi radere al suolo il significato, annientare, e farlo per delle ragioni che ovviamente vanno esplicitate. Chiara l'idea? Ovviamente se l'interpretazione si presta a fare questo, e questo fa, non consiste né in un custodire né in un adeguare, ma in annientare i significati del testo. Questa è l'intuizione che vorrei sviluppare. Si dà il caso o non si dà il caso di un'interpretazione appunto abrogatrice? Ora, l'interpretazione abrogatrice è fenomeno noto, per quanto molto ancillare e molto criticato, nel campo del diritto. Entra in gioco il diritto, che conosce il fenomeno dell'interpretazione abrogatrice. Che cos'è l'interpretazione abrogatrice nel diritto? Ora, in ambito giuridico, non so quanti giuristi ci siano qua, quanti giuristi ci sono? Beh, insomma, ce n'è un bel po'. Dico delle cose per voi ovvie, lo saranno un po' meno per gli altri, spero. Qualsiasi giurista sa che per abrogazione si intende il venir meno dell'idoneità di una norma di produrre effetti giuridici in casi futuri. E nel nostro ordinamento, ma in tutti gli ordinamenti giuridici civil law, il soggetto autorizzato a abrogare le norme è il legislatore mediante o un'abrogazione espressa o esplicita o tacita, inespressa. Non entro nel dettaglio di queste distinzioni. Ma può il giudice abrogare una norma per via interpretativa? Sì, lo può fare. È un fenomeno che accade. Che razza di fenomeno è? Giovanni Terreno, il suo vecchio libro, famoso libro, Interpretazione della legge, cita questo fenomeno, criticandolo aspramente, come una sorta di altra faccia opposto della interpretazione creatrice. Interpretazione abrogante, la chiamano qui, consiste nel diniego che un particolare enunciato del discorso legislativo, una legge, un regolamento, un qualsiasi enunciato delle fonti, sia attribuibile a un qualche significato precettivo. Cioè che l'esito dell'attività dell'interprete consista nell'asserzione che quel particolare enunciato del discorso legislativo, quella legge, quel regolamento, quel qualsiasi enunciato delle fonti vi venga in mente, non esprime alcuna norma, non è idoneo a produrre nessun effetto. E attenzione, a dirlo è l'interprete, il giudice, nel momento in cui è chiamato ad applicare quella norma.
Può succedere una cosa del genere? Certo che sì, succede continuamente nei nostri ordinamenti giuridici. Alcuni esempi, molto noti, e vado molto veloce. Nella prima fase della storia repubblicana, la nostra stessa Corte Costituzionale ritenne che molti articoli della Costituzione, buona parte degli articoli della prima parte della Costituzione, non fossero idonei a produrre effetti giuridici. Fossero cioè norme programmatiche, non norme che attribuivano diritti a noi cittadini esigibili di fronte a un giudice, ma semplicemente norme programmatiche vagamente indirizzate al legislatore, il quale avrebbe il compito, certo, se lo decide sulla base di una scelta democratica, di dare attuazione alla Costituzione. Ma fin tanto che ciò non accade, la Costituzione è lettera morta. Quando questa visione del testo costituzionale venne meno, e venne meno l'idea di Costituzione come insieme di norme puramente programmatiche, e si ritenne che i diritti costituzionali fossero diritti veri e non diritti di carta, diritti cioè che io posso esigere di fronte a un giudice, questo è un diritto. Ok? Beh, molti commentatori dissero che l'attività della nostra Corte Costituzionale per anni fu un'attività di interpretazione abrogatrice. La nostra Corte Costituzionale ha abrogato la Costituzione per anni, nel senso che ha impedito che essa producesse effetti giuridici all'interno di noi, per ragioni che non sto a discutere. Okay? Aveva le sue ragioni per fare questo. Aveva in mente un modello di organizzazione dello Stato diverso da quello che abbiamo in mente oggi. Ma è un esempio, puramente. C'è poi c'è un altro esempio qui, ma lo salto perché siamo in ritardo. Un altro caso invece molto importante di interpretazione abrogante lo abbiamo con la cosiddetta interpretazione adeguatrice, che se volete è l'altro canto del fenomeno a cui ho appena fatto accenno. Negli ordinamenti contemporanei l'interpretazione adeguatrice è lo standard interpretativo dominante all'interno della giurisprudenza. L'idea è che il primo compito dell'interprete è adeguare i contenuti dei testi normativi alla Costituzione. Questo in realtà oggi, in moltissime giurisdizioni perlomeno, il primo canone interpretativo, potremmo dire il canone interpretativo supremo. Ma cosa vuol dire questo? Significa, equivale a dire che, dato un testo normativo, laddove questo testo normativo, emanato dal legislatore, sulla base di poteri attribuiti dalla Costituzione, esprima norme che sono incompatibili col dettato costituzionale, queste non sono idonee a produrre effetti. Il compito del giudice è selezionare quei significati che sono adeguati al contenuto, idonei a realizzarlo. Se così non è, la legge rimane lettera morta. Quindi molto si discute dell'interpretazione adeguatrice, poco si riflette sul fatto che l'interpretazione adeguatrice, qui mi rivolgo soprattutto ai giuristi, mi scuso con gli altri, ma giuro, poi è finita con le questioni tecniche. L'interpretazione adeguatrice la si celebra, ma si dimentica spesso che l'interpretazione adeguatrice si accompagna a un'interpretazione abrogatrice di quelle stesse disposizioni. Non sto dicendo che sia un bene o un male, ma è un dato di fatto, rendiamocene conto. Quindi l'interpretazione abrogatrice è un fenomeno diffuso nei nostri ordinamenti e lo è in misura sempre maggiore. Qui cito un caso sui cui dettagli non entro ora, se volete lo facciamo più tardi, nel quale la nostra Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha stabilito che una norma della legge antimafia non fosse idonea a produrre effetti giuridici, perché laddove effetti giuridici a questa norma fossero stati dati, questa sarebbe stata in conflitto con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quindi quella norma è stata abrogata per reinterpretativa. Notate bene, anche qui, la norma viene abrogata non perché l'ha stabilito il legislatore, non perché in conflitto con altre norme dell'ordinamento. Non perché in contrasto con norme del diritto dell'Unione Europea direttamente applicabili in Italia, ma solo per adeguare la giurisprudenza
penale italiana alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. È chiaro? Quindi sono piccoli esempi per mostrare come nell'ambito del diritto spesso l'interprete, il giudice in particolare, opera in modo tale da rendere, impedire che una norma giuridica produca effetti, da abrogare una norma giuridica, perché questo è richiesto da un principio o da una norma di rango superiore, o perché è incompatibile con la giurisprudenza di altre corti. Ok? Quindi spesso gli interpreti giuridici interpretano il testo al fine di renderlo muto, di non farlo parlare. Ok? Domanda. Succede qualcosa anche nella musica? La mia intuizione in partenza è stata impossibile. Che senso ha pensare ad un fenomeno del genere in musica? No. Già diciamo nel campo del diritto, pensare a un'interpretazione col fine a rendere muto il testo sembra un po' bizzarro. Eppure, cosa succede nel campo del diritto? Magari, ripeto, per buonissime ragioni, ma così accade. Accade lo stesso nella musica. Pensandoci un po', sono arrivato alla conclusione che nella musica accade la stessa cosa, anche se in forma leggermente diversa. Ed entra qui in gioco l'eroe della serata, vale a dire che non direte voi, era una lezione su Benvenuto, non abbiamo ancora parlato. Arriviamo a lui. La tesi che vorrei sostenere con voi è che l'interpretazione abrogante è un fenomeno che ha una portata più generale e che coinvolge anche l'interpretazione musicale. Un esempio emblematico lo possiamo ritrovare in Glenn Gould. Chi è Glenn Gould? Probabilmente, se siete qui, lo conoscete, forse è l'unica ragione per cui ha senso essere qui. Chi è Glenn Gould? È un pianista, è stato un pianista canadese, nato nel 1932, è morto improvvisamente nel 1982, a 50 anni, diventato una vera e propria icona della musica classica per pianoforte a livello planetario. Gould fu un grandissimo pianista, oltre che compositore, scrittore, divulgatore musicale, autore di programmi televisivi e radiofonici, ma fu anche, forse è noto al pubblico soprattutto, come un grandissimo personaggio, per i suoi comportamenti eccentrici, per il modo in cui sedeva la tastiera, per il fatto che mentre sedeva la tastiera cantava, dirigeva se stesso quale componente di un'immaginaria orchestra nel momento in cui mentre suonava, si portava sempre appresso una piccola seggiola costruita da suo padre quando era bambino per sedersi al pianoforte, via dicendo. Eccentrico anche perché a 32 anni, nel 64, decide di ritirarsi dalle scene, si trasferisce sulle rive del lago St. Croix, vicino a Toronto, e passa lì il resto della sua vita, non volendo più vedere pubblico in vita sua. Per capire, se qualcuno non lo conosce, perché Glenn Gould era un personaggio, vale la pena cominciare ad ascoltarlo. In realtà la mia intenzione è farvi vedere dei video che non compaiono. Compaiono sul mio computer, ma per ragioni misteriose. Caspita, questo è un disastro. Ma non compaiono. Vediamo. Se video veramente. Puoi provare magari a ridurre l'icona, quello che stiamo vedendo adesso. Può essere che magari prende. Ah sì, proviamo. Scusi, scusate, ma. Adesso.
Non si vede? Sì. Ok, adesso allargo questo. Benissimo, grazie. Ok, ve lo faccio provo rivedere. Provo a mettere questo schermo intero. Ok. Possiamo fermarci qua. Il video è interessante per varie ragioni, vediamo se posso tornare alle slide, non ce la farò mai. Vediamo. Scusate, veramente, cerco di fare del mio meglio per... Ok. Scusate, mi dispiace. Ok, andiamo qua. Ok, il video è interessante perché vabbè, si vede un personaggio bizzarro, suona in maniera bizzarra, si comporta in maniera fuori dall'ordinario per un pianista classico. E questo per un verso è costituito una sorta di dannazione per Glenn, perché questo suo carattere, questo suo apparire come un personaggio quasi macchiettistico, da cabaret in qualche modo, ha spesso fagocitato il valore culturale della sua arte, della sua musica e in particolare delle sue scelte interpretative. In realtà l'aspetto più interessante, sembra a me almeno, di Gould sta nel modo in cui le sue convinzioni estetiche, etiche, si sono rispecchiate nella prassi musicale e nella sua tecnica interpretativa in particolare. Scelte interpretative che, come vedremo dopo, avevano per Gould una valenza politica. Per Gould l'interprete ha il dovere di ricavare dalla propria esperienza esecutiva un insegnamento morale e politico da indirizzare alla società. Per spiegare questo è utile un riferimento al rapporto che Gould aveva con la musica di Bach. Gould è stato innanzitutto un grande interprete di Bach. Vediamo se riesco a vedere il video. Penso che no. Chiudere questo. Come vedete, i problemi tecnici non sono finiti. Ok, vediamo se... Guardate qui anche il movimento, il modo in cui Gould si atteggia nel momento in cui esegue Bach. Questa è l'arte della fuga. Thank you.
è diventato famoso innanzitutto come interprete di Bach, interprete della musica di Bach al pianoforte. E non solo, Gould attribuisce alla musica di Bach un ruolo e un valore peculiare. Quello di momento fondativo, se volete, originario del nostro modo di concepire, organizzare, sviluppare il linguaggio musicale. In che senso? In che senso pensare a Bach in questi termini? Ora, tutti conoscono, hanno sentito la musica di Bach, l'apprezzano, ma non tutti sanno che Bach fu innanzitutto un grandissimo innovatore, un rivoluzionario, al punto che la sua musica venne disprezzata dai suoi contemporanei. È riscoperta solo nell'Ottocento, grazie soprattutto a Felix Mendelssohn, che se ne fece in qualche modo divulgatore nella seconda metà dell'Ottocento. Ora, vediamo se riesco a tornare alle slide. Un po' di fortuna. Riesco a funzionare sul computer. Perdonatemi davvero, sono mortificato, ma... Perché Bach è così importante secondo voi? Vale la pena dire qualcosa su Bach? Potremmo dire che con Bach trova pieno compimento, e Gould lo afferma a varie riprese, una rivoluzione radicale in campo musicale, l'affermarsi del cosiddetto sistema tonale. Che cos'è il sistema tonale? Anche qui non entro nei dettagli. Si tratta di un modo nuovo di concepire, organizzare il linguaggio musicale, di pensare, scrivere, eseguire, percepire la musica. Un modo che ancora in gran parte è nostro. I Maneskin, ad esempio, scrivono musica nel sistema tonale. Gran parte della musica pop, della musica rock che conosciamo, è scritta col sistema tonale. Bach non inventa il sistema tonale, qui vedete proiettato il Traité de l'Harmonie di Jean-Philippe Rameau, che fu la prima codificazione teorica del sistema tonale, ha una lunga storia sulla quale mi soffermo. Volevo sottolineare alcune caratteristiche del sistema tonale. Il sistema tonale stabilisce innanzitutto una nuova sintassi musicale, fissa la sintassi di un linguaggio, il linguaggio musicale. Cioè un sistema di relazioni tra suoni che guidano lo strutturarsi di un brano musicale, determinando la sua architettura. Un'architettura dalla quale il sistema tonale dipendono gli aspetti melodici ed espressivi della musica, i suoi contenuti, il suo significato. In un sistema tonale, ad esempio, la musica è tradizionalmente articolata attraverso due polarità, un suono di partenza, no? Che è la cosiddetta tonica, per questo si chiama sistema tonale, che trova un'opposizione nella cosiddetta dominante, cioè un contraltare, per così dire, tematico e all'interno della scala, la quale poi spinge al ritorno alla tonica, una sorta di posizione, contrapposizione e rapacificazione. Questo schema triadico, che forse qualche studente di filosofia ricorda un po' di cose, no? Posizione, il negativo e la conciliazione, è parte integrante, costituisce la struttura del sistema tonale. Non solo, il sistema tonale, a cui Bach dà completa Bach consente il suo completo dispiegamento, ha un carattere universale, consente a un medesimo testo, un medesimo spartito, di essere eseguito da strumenti diversi, in contesti diversi, superando il pluralismo localistico rinascimentale, dove ogni corte o luogo di cultura adottava scale diverse, accordature diverse, strumenti diversi. Era impossibile suonare la stessa cosa in posti diversi. Semplicemente impossibile. Per converso, con Bach, il sistema tonale rende la musica un linguaggio davvero universale. No, tutti dicono la musica è un linguaggio universale. Non lo. Questo è storicamente falso.
lo diventa in alcuni momenti storici, ad esempio mediante il sistema tonale. Con Bach il sistema tonale trova il sviluppo compiuto, trasformando la musica in una specie di ars universalis, di sapere immutabile, architettonico, retto da regole, di cui chi fa musica si deve impadronire. L'architettura musicale è specchio dell'architettura dell'universo, frutto della volontà di Dio in Bach. Okay. La musica ha un'essenza universale, indipendente dall'intenzione del compositore. Di Bach non sappiamo niente, non ha mai scritto niente, perché non c'era niente da scrivere. Nella musica c'è già tutto. L'autore della musica non ha alcun ruolo nel darsi della musica. Indifferente il sistema bacchiano dagli umori o delle aspettative dell'uditorio. Bach non scrive perché vuole avere il plauso dell'uditorio, ma scrive la musica che deve essere scritta in base alle regole universali del sistema tonale. E in base alle regole dell'architettura sonora. Okay. Bach, in qualche modo, costituisce una sorta di visione per Weinbull, che vede, intravede in Bach il suo modo di concepire la musica. No, Gould diventa grande interprete di Bach proprio perché trova in Bach un rispecchiamento del suo modo di concepire la musica. Tuttavia, Bach, lo studio e l'esecuzione della musica di Bach pone rilevanti problemi interpretativi. Vediamo. Questo è complicatissimo farlo in questo modo. La prima apparizione di un duo, famoso di musica classica, il duo Bernstein, Leonard Bernstein e Glenn Gould. Primo concerto di Bach. Questo video è interessante, anche se per farvelo vedere devo uscire dalla presentazione PowerPoint, in qualche modo. Non so se come fa a farlo, perché... Scusate, ma veramente non riesco a gestire il computer in questo modo. Ok. Into an event of consummate importance. Now, in a few moments, the great young pianist Glenn Gould is going to play with us a movement from a Bach concerto. Gould and Bach have become a kind of legendary combination in spite of Gould's extreme youth and Bach's extreme age. Now, of course, Gould has exactly the same performance problems with Bach that our friends conductors A and Z have had with Beethoven, only more so. Because Bach, way back there in the early 18th century, belonged to a time when composers weren't being very generous with information about how to play their notes. Just look at this first page from the D minor concerto we're going to hear. We are told what instruments are playing, like a dramatis personae, and we are told what notes they play. But besides that, there's nothing but a pitifully few clues to performance. Allegro, fast, piano, soft, and a few signs making certain notes short or smooth. Then look at this page later on in the same work. Nothing at all but the notes. Not a word about performance, not a sign of phrasing or dynamics or accents. Now, does it mean that this whole passage is to be played with no dynamic variety at all, just as it appears on the page? Like this? Well, that's unutterably dull. But on the other hand, to what extent can the pianist supply dynamic variety? Perhaps he could mold the music a bit by mirroring its rise and fall with analogous rises and falls of volume, like this. Thank you.
might be one way of solving the puzzle, but there are countless other ways, and I'm sure Mr. Gould's way will undoubtedly be different, based on his own judgments, instincts, and highly individual personality. Chiaro il problema? La musica di Bach è una musica che non dà alcuna indicazione interpretativa. Una sequenza di note che si prestano a essere interpretate in modi estremamente diversi. Quindi si pone un problema per l'interprete nel momento in cui esegue la musica di Bach. No? Bernstein prova a semplicemente a riprodurre le note così come stanno scritte, ma il risultato è davvero insoddisfacente. Ma cosa deve fare l'interprete? Interessante adesso il paragone che fa Bernstein tra questo problema interpretativo e un altro problema interpretativo. The problem is almost exactly like interpreting a page of Shakespeare, who was equally uninformative. Only look at Hamlet. You see dramatis personae, then you find Act 1, Scene 1, Elsinore, a platform before the castle, Francisco and his post, enter to him Bernardo, who's there? That's all. No description of the set, or of the period, the costumes, the characters, nothing. Is Bernardo huge or tiny? 20 years old or 40? Is it a cold night? Windy, cloudy, raining? Not a word, just Elsinore and who's there? Now, if we're directing Hamlet, how did we decide about that opening line of Bernardo's? Is he a confident type of guard who will bellow, who's there? Or is he a scared type who will whisper shakily, who's there? Or is he a matter-of-fact guard who simply asks a routine question, who's there? As if you've been asking it a dozen times already that night. Well, the only answer is to be found by reading the play, studying it, learning about the characters from their entire dialogue, and from the events that ensue. Well, that's exactly our situation with Bach. In order to decide on a general approach to these taciturn pages of black notes, we must study the whole work, get to know its insides, and then draw our conclusions. So Glenn Gould must decide, and I as his accompanist must decide with him, all kinds of matters of tempo and phrasing and everything else that we feel necessary to convey Bach's deepest musical meanings to you, the listener. For example, is the opening statement of the concerto a rich, deep voice utterance to be delivered smoothly and grandly, like this? Or is it a highly inflected utterance, a sequence of short, separate, little phrases, which strung together might make a more varied and interesting sentence, like this? Well, whatever it turns out to be, it will probably not be in either of the extreme styles we have just illustrated, but something between, containing both richness and inflectedness. In any case, what it will not be is a dull, literal playing of the notes, if I know Mr. Gould. Chiaro il problema? Tanto nelle opere di Shakespeare quanto nella musica di Bach, l'interprete è lasciato soltanto con una traccia scenica assolutamente spoglia e deve interpretare. In un altro video di Gould, che non vi farò vedere per ragioni di tempo a questo punto, Gould si pone questo problema e osserva come questo fatto ha indotto i commentatori, gli studiosi della musica di Bach e gli esecutori, gli interpreti, assumono posizioni molto diverse, in posizioni che fanno leva sul quale poteva essere l'intenzione di Bach nel momento in cui ha scritto quella musica e a partire dall'intenzione dell'autore traggono spunto per ricostruire il senso di quella musica, la modalità in cui deve essere eseguita, ok? Altri invece fanno leva sulle prassi esecutive dell'epoca, che pure devono essere considerate sotto il profilo filologico nel momento in cui si interpreta un testo. Altri ancora sul background teologico della musica bacchiana, che c'è un passaggio interessante in cui Wood dice ma questa polarità tonica dominante, la polarità dello sforzo di raggiungere
poi ci consente la riconciliazione. Ok, molte sono le strategie. Tuttavia, qual è il problema di queste strategie? Che conducono al conflitto dell'interpretazione. Ciò che si perde è esattamente la musica di Bach, che sembra in qualche modo trascinata all'interno di pratiche, tecniche, visioni dell'interpretazione che finiscono con, in qualche modo, annullare. Cioè, in realtà, dice Gould, la musica bachiana, come dicevamo prima, si caratterizza per il suo aspetto architettonico. È l'architettura della musica bachiana a determinare i suoi significati. Ed è solo un'interpretazione di tipo architettonico quella che può rendere giustizia alla musica di Bach. E quindi, per Gould, la musica di Bach è un... E la musica, notate, Gould universalizza questa tesi e ritiene che la forma sintattica della musica a costituire il suo centro nevralgico, ciò che determina i suoi contenuti profondi. Non è la sua relazione con l'uditore, con l'intenzione di qualcuno che l'ha scritta, ma sta nella relazione tra i suoni, il significato profondo del messaggio musicale. Il compito dell'interprete è estrarre questa dimensione architettonica da qualsivoglia testo musicale. E ovviamente Bach si presta a fare questo. C'è un video, questo si tenta di farvelo vedere, in cui Glenn Gould suona la sesta partita di Bach, ed è interessante l'aspetto scenico. Notate, osservate qui la scena, c'è Gould al pianoforte e in uno scenario del tutto peculiare, no? E provo a farvelo vedere se ho fortuna. Questo ve lo volevo far vedere perché a me non mi piace. Ok, guardate qui la scena, ok? Suonando la sesta partita di Bach in uno spazio vuoto, uno spazio bianco tutto attorno. La telecamera ruota attorno a Gould, si concentra sulle mani, sui suoi movimenti. Ma cosa c'è attorno? Qual è il contesto in cui la musica si produce? Dobbiamo osservare un po' più avanti il video. Osservate, la scena si apre a un certo punto, questo è il movimento seguente della partita. Thank you.
Dato il contesto, no, c'è uno spazio privo di forma, privo di contenuto, il contesto è annullato dalla musica. Notate che Good era il regista dei suoi video, quindi è lui a decidere la scenografia ogni volta, ce lo dice poi nei suoi scritti. L'idea è quella di far parlare la musica da sola, e cioè mediante la sua struttura puramente sintattica, che si traduce in suoni mediante l'interprete, a prescindere da qualsiasi altra considerazione di tipo contestuale o qualsiasi riferimento all'intenzione dell'autore. Questa è l'idea che ha Gould della musica di Bach, ma è un'idea che Gould universalizza. Ma come si pone la questione quando Gould suona altri autori? Autori che invece non sembrano concepire la musica così come la concepisce Bach. In gioco l'interpretazione dell'attrice. Vediamo come. C'è un passaggio di scritti di Glenn Gould, l'ala del turbine intelligente, dove è il primo capitolo di questo libro, molto divertente se qualcuno di voi ha curiosità per questo pianista, in cui Gould interpreta se stesso. Vedete, Gigi è sempre Glenn Gould che parla, interpreta se stesso. Era una gag che faceva spesso anche la TV canadese. Cosa significa interpretare? Qual è l'idea sua? Sì, ma non le piacerà. Pronto al peggio. Ecco, secondo me si dovrebbe permettere all'arte di potersi liberamente estinguere a poco. Dobbiamo accettare l'idea che l'arte non è necessariamente positiva e che anzi è potenzialmente distruttiva. Dovremmo analizzare i settori in cui ha meno possibilità di fare danni, orientarci in base ad essi e inserire nell'arte, notate bene qui, una componente che le consenta di autoannullarsi. Qual è l'idea? A volte l'arte è dannosa, produce effetti immorali. E dobbiamo stare attenti quando questo accade e inserire nell'arte degli ingredienti interpretativi che consentano ad essa di autoannullarsi. È questa la tecnica dell'interpretazione abrogatrice che Gould adotta quando interpreta dei testi la cui il cui senso, significato consolidato all'interno della cultura musicale è, secondo lui, dannoso. Dannoso per gli ascoltatori, dannoso per la società, dannoso per noi tutti, e interpreta questi testi in modo tale da consentire il loro autoannullamento, cioè da far percepire all'ascoltatore il fatto che quei testi sono privi di significato. Non dobbiamo prestare ad essi attenzione e dobbiamo cessare di attribuire loro importanza finché non producano più effetti. Volevo proporvi tre esempi di interpretazione abrogatrice in Glenn Gould, non so se ce la faccio, ditemi come sia quei tempi, perché già mi sento in coda, non sapete quanto, per tutto quello che è successo tecnicamente finora. Posso andare un po' avanti? Non lo so, ho tre esempi, provo a farne, parto col primo, ok, vediamo come va. Beethoven, sonata al chiaro di luna. È una sonata nota a tutti, tutti l'abbiamo ascoltata, costituisce uno dei grandi monumenti della letteratura pianistica, ma anche uno dei monumenti della lettura musicale romantica, in qualche modo. No, in qualche modo è un pezzo iconico sotto il profilo dell'immagine che siamo soliti attribuire alla musica romantica. Ma riflettiamo un po' innanzitutto attorno al nome. Sonata al chiaro di luna. Chiediamoci, ma questo nome fu dato da Beethoven alla sonata? No. Questo nome fu dato alla sonata, questo nomignolo in qualche modo fu dato alla sonata da Ludwig Reichstadt, che era un musicista, pianista anche lui, in qualche modo scrittore, poeta, il quale racconta, siamo negli anni 40 dell'Ottocento, la sonata è stata scritta da Beethoven nel 1801, e pubblicata l'anno successivo, racconta che stava navigando con una piccola barca sul lago di Lucerna
era ormai buio, la luna era apparsa in cielo, e questo, e questa esperienza sensoriale, no? Questa immersione nella natura e la suggestione che questo gli provocò, gli fece ricordare la sonata opera 27 numero 2 dei Ludwig van Beethoven, okay? Che da allora venne denominata sonata al chiaro di luna. Questa immagine è entrata nell'interpretazione consolidata, ha condizionato l'interpretazione consolidata di questa sonata. Vediamo l'esempio, se volete, emblematico della tradizione interpretativa di questa celebre sonata. Il pianista che vi propongo è Claudio Arrau, famosissimo pianista cileno, mancato ormai qualche anno fa. Ascoltiamo Arrau. Persona la tradizione interpretativa di questa sonata, ma è l'unico modo di interpretare la sonata chiaro di luna di Beethoven, quello che abbiamo ascoltato. Ma un primo dubbio sull'opportunità di concepire questa sonata nel modo in cui ce la mostra Rao, ma ripeto, il modo che appartiene alla nostra tradizione culturale di riferirci a questa sonata, è stato rimandato in dubbio negli anni 50 del secolo scorso da un famoso pianista, Edwin Fischer, il quale racconta in un suo libro dedicato alle sonate di Beethoven che nella biblioteca del Musikverein di Vienna aveva trovato un appunto di Beethoven dove questi copia la musica di Mozart, in particolare un passaggio del primo atto del Don Giovanni di Mozart, e questo appunto ritorna poi nello spartito del 1801 della sonata chiaro di luna. Che passaggio è? Di che passaggio stiamo parlando? Si tratta di un passaggio del Don Giovanni di Mozart dove, non so se conoscete o vi ricordate la vicenda narrata di Don Giovanni di Mozart, Don Giovanni uccide il commendatore, è la scena clou, diciamo, del primo atto del Don Giovanni. Ascoltiamo questo passaggio, possiamo notare delle analogie. Che passaggio nell'opera di Mozart? Che cos'è? Cosa rappresenta? O che cosa poi in scena appare? Una campana morta. C'è un morto sulla scena. Altro che l'amore romantico sulla varietà, sulla vita. Vogliamo ascoltare. Guardate il quaternario.
Beethoven, prende un passaggio dalla, da Don Giovanni di Mozart e ne riproduce la struttura, non entro nei dettagli, ma c'è un basso continuo, ci sono delle terzine che riproducono un ritmo ricorrente qui, e poi c'è un tema superiore, medesima struttura, sia sotto il profilo architettonico, sia sotto il profilo melodico, e ci costruisce sopra una sonata. Racconta Edwin Fischer che, secondo alcune testimonianze, Beethoven improvvisò sopra il tema della morte del commendatore una sera del 1801, quando un suo caro amico era morto, venne chiamato alla commemorazione di questa persona e improvvisò sul tema di Mozart. Quell'improvvisazione divenne da lì a pochi mesi il primo tempo della sonata al chiaro di luna. Notate bene, per un verso, tradizione interpretativa, il languore dell'uomo al cospetto della magnificenza della natura. Intenzione dell'autore. Qual è l'intenzione dell'autore? Rappresentare un funerale, il suono di una campana a morto. Qual è l'interpretazione corretta? A questo punto, Gould dice né l'una né l'altra. Ciò che la musica, che l'interprete deve fare, è far emergere la sua struttura architettonica. Ma qual è il problema? Che la struttura architettonica di questo brano è di scarsissimo interesse. Secondo Gould, questo è un brano essenzialmente brutto dal punto di vista estetico, di nessun interesse dal punto di vista musicale, proprio perché la sua architettura è banale, assolutamente banale. È un brano i cui effetti vanno abrogati. È un brano che va interpretato in modo tale da far percepire alla persona che, alle persone che questa è una musica che non si deve ascoltare. E la cui interpretazione ricorrente genera sentimenti, attitudini, punti di vista dannosi per la società. Sentiamo come interpreta Gould questa sonata. Potremmo dire che l'annienta. La struttura ternaria dello stilato, ciò che nella sonata è sempre lasciato sotto braccio, nessun lavoro rispetto a Rau. Non c'è alcun gesto, per così dire, che rinvia l'aria della musica romantica, all'espressività romantica. C'è una presentazione dell'architettura del brano, messa in luce dei suoi aspetti architettonici, che produce un effetto nell'ascoltatore abituato a quella sonata. Vi pare? Non sembra lo stesso pezzo, ma è una reazione che Gould si aspetta dall'ascoltatore, perché a suo modo di vedere l'interpretazione in stile romantico ha costituito una delle grandi tragedie della storia della musica classica. D'accordo? Va restituita
all'ascoltatore l'essenza architettonica del brano, e solo in quel punto se ne può apprezzare il valore. Ok? Chi crede in una persona era? Chi crede in una era capita zero. Faccio vedere l'esempio. Posso vedere un brano, mi dica. Sicuri? Vabbè, ne faccio un altro, poi concludo. Mi sposto alla musica più vicina a noi, Ravel, La Valse, non so se è un brano che conoscete. Ravel scrisse questo brano nell'inverno del 1919, era appena finita la prima guerra mondiale, e lo denomina un poema coreografico per l'orchestra. Tale balletto, un genere allora popolare. Siamo alla fine della guerra, i balletti vanno molto di moda, in qualche modo è un genere musicale che consente in qualche modo di reagire alla pesantezza ritmica della tradizione sinfonica romantica dell'ottocentesca. Okay. In realtà, primo aborto per pianoforte di questo lavoro, Ravel lo scrive nel 1906, qual è l'idea? Ravel voleva in qualche modo celebrare la grande tradizione viennese, la Vienna degli Strauss, non Richard Strauss, ma Johannes Strauss, e la Vienna di Francesco Giuseppe, della Gloria viennese, anche sotto il profilo musicale. Ravel in qualche modo vuole celebrare questo e decide di costruire un brano in stile viennese. Attenzione, si tratta di un brano costruito per un balletto. Qual è l'idea? Il brano si apre sotto profilo scenico come un sogno. C'è una persona che sogna, una nebbia avvolge la scena e lentamente compaiono sulla scena, si intravedono, no? Quasi che la nebbia si diradasse un po' alla volta, dei ballerini, se ne vedono solo le tracce, una mano, una gamba, poi via via l'immagine si fa più concreta, più delineata, e alla fine la nebbia si dirada e siamo all'interno di una grande sala da ballo viennese con questi lampadari, enormi lampadari Swarovski, luccicanti, e questi ballerini roteano vorticosamente nella sala. È chiara la scena del balletto? Sentiamo questo brano eseguito da una grandissima pianista italiana, giovane pianista italiana, Beatrice Rami. E cercate di immaginare la scena per un momento, ok? Questo diradarsi lento della nebbia e l'emergere di ballerini che danzano al suono di un valzer viennese. Thank you.
Mi sembra che Beatrice Arana riesca in maniera magistrale, no? A rendere l'idea sul profilo pianistico di questo diradarsi della nebbia, l'emergere sfavillante dei ballerini nella sala, nella Gran Sala di Vienna. Questo brano? Non dico niente, ascoltiamolo. Of levels. Ah, scusate, guardate sempre il backstage, guardate la scenografia, ok? Non è casuale. Qualcosa di diverso, una sorta di rumore di fondo assordante che come un martello entra sulla scena, come se fosse un rombo di cannoni che all'orizzonte avanza verso la scena. Usando una tecnica e articolando una musica, la musica in modo molto simile a un altro brano molto famoso nella letteratura pianistica, dove che salta, diciamo, subito all'attenzione a chiunque veda questo video, diciamo, che chiunque sia qui in musica veda questo video, una sonata di Prokofiev, uno dei pezzi fondamentali della letteratura pianistica contemporanea, la sonata numero 7, è una sonata del tutto particolare perché fu composta tra il 39 e il 42, ed è una delle cosiddette sonate di guerra di Prokofiev, una sonata in cui Prokofiev tenta di rendere, di raccontare gli avvenimenti dell'invasione della Russia e la lotta della nazione contro l'invasore tedesco. Sentiamo come opera, come suona la settima sonata di Prokofiev.
Tecnica esecutiva della settima, che usa nella settima sonata di Prokofiev, perché? Perché lo fa? Perché non c'è la nebbia, ma c'è il rombo dei cannoni evocato da Prokofiev nella sonata numero 7? Perché l'idea di Ravel di celebrare la grandezza dell'impero austro-ungarico era una cattiva idea. Perché quella nebbia non è una nebbia che introduce alla bellezza e alla pace, ma è una nebbia che porta alla guerra, e quella è musica di guerra. Il valzer viennese va inteso come musica di guerra. Questo è il suo senso profondo, e posso far emergere questo mettendo in luce gli aspetti architettonici del lavoro di Ravel. E in questo modo emerge il senso profondo di quella musica, che è una musica di un esercito straniero che occupa il nostro suolo. E questo di quella musica l'interprete deve far sentire. E ovviamente questo è un gesto abrogatore, ancora una volta, nei confronti della musica di Ravel, del modo in cui viene percepita, e l'essenza strutturale della musica, che emerge attraverso l'interprete, consente così alla musica di avere un genuino significato etico e politico, secondo Ben Gurion. Mi fermo qui perché già ho sforato tantissimo il mio tempo a causa degli aspetti tecnici che non hanno funzionato. Mi scuso di avere con voi. Spero perlomeno... il mio obiettivo era di provare a dimostrare che l'interpretazione musicale può avere una bizzarra analogia con l'interpretazione giuridica, quella di poter servire ad abrogare i significati di un testo, quando questo è ritenuto necessario dall'interprete. Grazie, scusate ancora. Davvero. Grazie infinite, Damiano, davvero. Sono le 7:30, che dici Damiano? Adriano, c'è tempo per una decina di minuti, un quarto d'ora, se prendiamo l'intervento e facciamo una chiacchierata. Se c'è qualcuno che può dire qualcosa, fa un intervento, siamo qui. Saranno stremati. Ma tanto fuori piove, non ci possiamo, siamo qua.